Benvenuti ancora una volta sul mio canale, io sono Ornella Maffei e il mio canale si chiama La Vita Colori. Vita Colori con questa orchidea magnifica che ho fatto fiorire, non so come ci sono riuscita, ma ce l'ho fatta. Non lo so, a volte le piante muoiono, a volte rifioriscono, io non capisco. Non penso di avere il pollice verde, ma questa volta ci sono riuscita. Allora, questa volta, in questo video particolare che mi è venuto così d'impatto un giorno, ho pensato di farvi vedere i miei 10 prodotti che da sempre utilizzo per la mia estate, per le mie estati. E visto che, se ci pensate bene, tutte le volte che usiamo un prodotto, ad esempio un olio corpo, gli abbiniamo una crema, nelle cose che abbiamo, oppure, non so, un mastevo, una crema che usiamo d'estate, gli abbiniamo un siero. Quindi ho pensato 10 prodotti che usiamo nella mia estate, nella nostra estate, così potete prendere qualche spunto. E quindi con le mie recensioni che ormai conosco, vi posso dire perfettamente se funzionano o no. E gli abbinerei uno più uno. Uno più uno cosa vuol dire? Vuol dire che se io amo un olio corpo come questo della Sirio, quindi partiamo dal corpo, c'è un po' di tutto. Questo è un olio della Sirio elasticizzante. Vi avevo già fatto vedere l'olio elasticizzante classico della Sirio, ma questo qui al latte di cocco in edizione speciale della Be Lift. È fatto così, è un olio elasticizzante e ha il profumo del latte di cocco, quindi molto molto che sa d'estate, ma non è quel cocco così invadente, ma è di una delicatezza perché avendo moltissimo olio di mandorle, olio di vinacciolo, esattamente la formula dell'olio che potete andare a vedere nel mio video dei prodotti per il corpo, i Magnifici 3. Quindi questo invece è al latte di cocco. Abbiniamo sempre a quest'olio, quindi il mio olio preferito. Io ci abbino sempre a quest'olio magnifico al latte di cocco, l'acqua profumata di Victoria's Secret Coco Passion. Questa è la mia acqua preferita che da anni compro e ricompro. Diciamo la verità, io la utilizzo anche d'inverno, io amo il cocco e questa vi deve piacere proprio il cocco perché è un cocco molto persistente, non dura tantissimo, devo dire, ma a me ricorda il cocco. Si può mettere sui capelli perché ha pochissimo alcol. E niente, questo è il mio abbinamento 1 più 1, olio, latte di cocco e Victoria's Secret, l'acqua profumata al cocco. Secondo abbinamento, andiamo ancora sul cocco e questa volta l'io, il mio must have di sempre, è la crema al cocco, Cocoon Passion, che è praticamente la crema abbinata all'acqua che vi ho fatto vedere prima, che io compro ogni anno. È una crema idratante, diciamo, vedete, ve la voglio far vedere perché è molto molto fluida e nutriente. Si avverte subito questa idratazione pazzesca. Questo olio di cocco qui non si sente tantissimo, anche per gli amanti non del cocco, questa è una crema idratante. E poi appunto questa volta ci metto sopra, insieme alla mia crema cocco, l'acqua profumata proprio per spezzare questa nota di cocco, forse un po' invasiva della crema. Utilizzo il bagno schiuma che ho scoperto l'altro anno, ma che diciamo ho ricomprato quest'anno, l'olio doccia idratante della Felce Azzurra, che ha addirittura la piramide olfattiva ed è quest'olio lavante con il cocco e il lime. Quindi una nota diciamo agrumata, pizzicante con questa crema di base dolce. Lascerà il vostro corpo delicatamente profumato ma molto molto elegante. Quindi, secondo uno più uno. Passiamo al terzo. Il terzo abbinamento di oggi è un'altra acqua di Victoria's Secret. Questa è la novità e il mio must have di sempre, ovvero Nivea, questo mousse da doccia alla vaniglia. Per gli amanti della vaniglia, vaniglia e caramello, molto molto dolce, spezzata perché subito è dolce, molto idratante,
Io l'adoro, la compro tutti gli anni. L'acqua di Victoria's Secret al cocco, questa volta in versione nuova, proprio quella di quest'anno, cocco e lime, da abbinare al mio bagno schiuma solito della Nivea Silk alla vaniglia e caramello. Questo se vi piacciono le note dolci. Spezzate invece queste di quest'acqua profumata con il lime, cocco lime, che è praticamente molto subito avvertite il lime, quindi questa nota fragrante così agrumata del lime particolare, non è forte come il limone, ma è molto delicata. E poi avvertite dopo la nota profonda del cocco e dolce sulla vostra pelle, quindi è un connubio cocco e lime che ve lo consiglio. Passiamo al quarto 1 più 1 e andiamo su una crema che compro ogni anno della Geoma, consigliata tanto anche da Michela Di Maio, quest'anno l'ha fatta vedere in un video. Lui è il gel drenante effetto fretto contro gli inestetismi della cellulite, 95% di origine naturale. Questo è un olio che è un gel che si sente sulla pelle, molto tonificante, vi rassoda e avvertite già dalle prime applicazioni veramente l'effetto rassodante che dura nel tempo, quindi non è solo immediato. Molto fresco, adatto anche per le pelli delicate con stevia e mate. A questo prodotto che compro ogni anno, quest'anno gli abbino un bagno schiuma della Elemis in un kit che mi hanno regalato a Natale e che lo sto scoprendo adesso, che è la vaniglia di Tonka, la vaniglia e la fava di Tonka. Bagno schiuma di Elemis, questa casa che io utilizzo è praticamente una sensazione da spa, quindi vi consiglio questo abbinamento. Altro abbinamento dei 10 preferiti dell'estate, il mio burro all'aloe della SBC. Questo è un burro pazzesco che ricompro ogni anno, questo è proprio nuovo, vedete la sua consistenza. E vi ho già fatto vedere moltissime volte sulla pelle i burri di SBC. Questo è molto lenitivo. Lui è un perfetto dopo sole. Lo compro da sempre. Vi faccio vedere ancora una volta l'assorbibilità di questi prodotti perché solo così si capisce la loro efficacia. Lui è lenitivo, quindi vi aiuterà moltissimo in questo periodo. Ho scoperto come prodotto nuovo questa crema della Shein all'aloe vera per le mani, e aloe al 100%. Allora, su una pelle dermatitica come la mia, in genere le creme per le mani di Shein sono sempre molto bruciano. Questa non mi ha dato problemi, quindi se avete pelle delicate ve la consiglio, costa poco. È venduta in un kit a 2, mi sembra venga 2 euro e qualcosa, 2,19 euro. Se la vedete compratela, quindi abbinamento del mio aloe. Il nostro cucù, anche d'estate questa volta, scandisce le nostre ore. Andiamo a un must have di sempre che vi ho già fatto vedere, l'aloe dell'Equilibria. Che utilizzo, lui è praticamente, lo conoscete, il 98% aloe vera naturale. Lo abbino al mio Ultrasan. Che cos'è questo prodotto? Questo è un prodotto scoperta di qualche mese, lui si chiama l'After Sun Tan Buster. Allora, lui è un After Sun, un doposole che ha, sentite, sentite, udite, udite, l'auto abbronzante. È incredibile, io l'ho usato tutto l'altro anno. Se prendete il sole sul viso e sul corpo in certe zone molto meno, questo qui vi darà una sferzata. Innanzitutto è molto lenitivo, c'ha tutti gli ingredienti lenitivi. Non mi sto ad dilungare su questo prodotto perché ci sarà un video in questi giorni. Seguitelo proprio su Ultrasan, su questa marca, ma questa è la novità con il Tan Buster, ovvero con l'auto abbronzante. Quindi il mio autoabbronzante da usare dopo sole è il mio aloe per le scottature, che con Ultrasan non avrete più scottature, vi assicuro che non avrete più scottature.
Prodotto novità scoperta di quest'anno, ve lo faccio vedere fra un attimo. Prima vi faccio vedere il siero che abbino a questo prodotto. È un siero all'alga verde di Elizabeth Grant. Lui è un siero, ve lo faccio vedere ad olio, proprio così, qualche goccina, vedete? È un olio che si assorbe subito, un olio secco. Lui ha un sacco di attivi idratanti, lo uso di notte e lo abbino a questa crema scoperta presa su Notino. La Delia Cosmetics è una crema botanica con, guardate che bella la confezione, con il tappo in legno. Delia 95% di origine naturale, è una crema, eccola qua, giorno e notte, all'olio di cocco, eccola qui, è buonissima, la sto usando perché lei è molto leggera, lenitiva, non è assolutamente grassa, ricca di burri naturali. L'inci è fantastico, se volete poi ve lo ingrandisco e ve lo metto. Date un'occhiata a questa marca, la Delia Cosmetic Botanic Flow. Guardate su Notino, costa pochissimo e ha delle ottime performance. Quindi scoperta di questo mese da abbinare al mio olietto durante la notte di Elizabeth Grant alle alghe verdi. Principio dell'alga verde è un principio pazzesco. Andate a dare un'occhiata su QVC questo marchio, e la linea all'alga verde è una linea rigenerante, si è stata trovata quest'alga su un relitto al fondo del mare, si è visto che dove quest'alga si appoggiava, praticamente le alghe, i fiori non erano invecchiati tanto quanto il relitto della nave, perché l'alga ha proprio la capacità ristrutturante e rigenerante. Altro prodotto scoperto sempre su Notino è questo Bavaria e questo deodorante roll-on zero alcol, al cocco e vaniglia. Non pensate a una vaniglia, un cocco invasivo, molto molto delicato, cremoso sotto le vostre ascelle, quindi anche qui, essendo senza alcol, è molto delicato, anche in spiaggia potete usarlo sotto il sole. È fantastico. Quindi 70 mg, quindi anche abbastanza grande, io lo abbino alla mia crema della Just al Timo, questa crema al Timo rigenerante, dopo avermi fatto una bella doccia e aver preso tanto sole, lei messa nei punti strategici anche qui vi darà un refrigerio incredibile, perché il Timo ha proprio questa capacità rigenerante, tiene anche lontano le zanzare, poi è molto piacevole chi vi starà vicino da sentire. Quindi abbinamento nuovo deodorante della Bavaria e la crema al Timo della Just. Adesso passiamo all'ultimo. Ultimi due, uno più uno di questa stagione estiva, sono due chicche. Uno è questo prodotto preso a Tigotà, la Now Bay, con questi coperchi incredibili. Questa è una Broom Facial Energizzante, quindi è più di un tonico. In questo periodo utilizzata sopra il trucco, vi fa da fissatore, ma sulla pelle, dopo la vostra detersione, addirittura dopo il tonico, come crema idratante, questa bruma energizzante di questa casa, la Now Bay, organica, tonificante, ma molto molto lenitiva. Ha un sacco di nutrimento, perché ha un sacco di attivi lenitivi come l'aloe vera, il tè verde, raspberry, quindi il mirtillo, wow, e la mela, quindi adatta a ogni tipo di pelle. Se vedete questa marca, la Now Bay, date un'occhiata. Sono talmente stata colpita da questa nuova scoperta che comprerò altri prodotti di questa casa. Crema comprata 2 mesi fa, utilizzatissima, praticamente quasi finita.
Questa della Dottor Organic, questa è famosissima, si è già vista sul web un sacco di volte, alle 8 rose, Sheen Lotion. Allora, è una lozione leggera, ma vi assicuro che è una crema molto idratante e nutriente. E ha una consistenza molto fluida, ma veramente eccezionale. Un anti-aging incredibile. Vi sentite la pelle tonica? Io la utilizzo la sera perché in questo periodo la pelle è anche un po' meno secca. E l'ho utilizzata benissimo questo mese estivo. La ricomprerò perché anche d'inverno, secondo me, è molto molto confortevole. Passiamo agli ultimi uno più uno e poi per oggi vi saluto. Mi è piaciuta questa idea. Allora, ho un pennello trucco perché ho una cosa bellissima, ho una terra che voglio farvi vedere, ma prima vi voglio parlare di questo fondotinta in mousse dell'Asam che io utilizzo da anni. Vi ho già parlato forse di questo fondotinta, lui è un fondotinta Magic Finish chiamato, è un fondotinta fatto così, quindi questa mousse, eccola qua, guardate, è un colore unico, va bene su tutte le pelli, è una mousse che vi lascia una pelle incredibile, la pelle non trasuderà, adattissima in questa stagione estiva, oppure quando volete un fondotinta che non vi segni, veloce da mettere in mousse, potete anche non fissarlo con la cipria perché lui essendo fatto in questo modo vi darà una coprenza, toglierà i difetti, lui non è per niente invasivo, fatto di ingredienti naturali con gli estratti di uva, Magic Fini Asam, questa casa di QVC, lui è un fondotinta che a me non manca, io lo utilizzo particolarmente in questo periodo perché tante volte andando di fretta, anzi vi farò vedere un trucco estivo molto veloce da utilizzare con 4-5 prodotti. Un altro dei miei must have che ho scoperto ma che già conoscevo anni fa ma ho ricomprato. Compravo su QVC questa marca Laura Geller, che era questa marca italiana che fa i suoi prodotti anche in fondotinta in cotto. Fatti in Italia, questo è una terra bronzer, ma non è una terra bronzer, è anche una body mist, è anche una terra per il corpo. Vi faccio vedere come si può utilizzare. Naturalmente mi prendo il mio specchietto e vi faccio vedere la resa magnifica di questa terra, che non riesco più ad aprire, che è fatta in questo modo, con tutte le sue venature. Prendo lo specchio così vi faccio vedere questa terra usata col pennello, ma poi vi faccio vedere la sua capacità. La trovate su Amazon, quindi non si trova più su QVC questa casa, peccato, quindi utilizzo un po' di terra. Con un pennello da terra vado a fare il mio contouring e vi faccio vedere l'effetto di questa terra. Essendo cotta, non vi macchierà la pelle, vi darà questo aspetto abbronzato. Vedete che bello? Guardate la metà viso fatta. Io vabbè, qua ho un illuminante, quindi sembra la pelle lucida, ma in realtà vi assicuro che questa texture è opaca. È molto bella e poi voglio fare adesso la mettiamo anche dall'altra parte, quindi è cotta, quindi dovete anche proprio vi durerà tantissimo perché quindi ricordatevi la C del trucco per dare la terra op e op, quindi vedete già con poco, guardate che bello effetto. Questa è una luce naturale, non ho voluto mettere luci artificiali oggi, ma guardate che bello. Adesso prendiamo la spugnetta e vi faccio vedere una cosa magnifica, ok? Bagnate la vostra spugnetta, arrivo subito. Ho bagnato la mia spugnetta, adesso vi voglio far vedere l'effetto. Io sono già un po' abbronzata, ma voglio farvi vedere proprio utilizzando la bagnata. Vedete, si bagna, ma poi ritorna al suo stato brado e guardate, per farvi vedere l'effetto, la metto solo su metà. Lei diventa una crema. Vedete? E adesso lo facciamo sul braccio così vedete proprio.
l'effetto di questo prodotto incredibile che non ha niente a che vedere. Guardate il mio braccio, in pochissimo, guardate la differenza, guardate il braccio. Vi dà questo aspetto di abbronzatura, poi diventa crema, quindi si infilerà nella vostra pelle dandovi questo aspetto abbronzato. Guardate la metà dove l'ho messa, si avverte. Guardate, mi metto le braccia vicino, se vedete la differenza. Poi potete man mano calibrarla, quindi io adesso ne ho preso poco, però guardate. Questa si usa moltissimo nei servizi fotografici quando le modelle hanno i costumi e si va a dare questa sferzata fantastica. E questo è un prodotto che vi consiglio per la vostra estate. Potete anche proprio insistere. Mi darà proprio questo aspetto abbronzato, lei si trasforma in questa crema e guardate, guardate l'effetto, non è magnifico? Eh sì, direi che per quest'estate, scusate un attimo, direi che per quest'estate questi sono i miei prodotti top, lei quindi non può mancare neanche il fondotinta. E poi cosa non può mancare nella mia estate? I pinzoni per i capelli. Chi ha i capelli ricci, lunghi, capirà che cosa vuol dire. I pinzoni sono i miei alleati preferiti per quest'estate. Adesso vi saluto con la mia bellissima orchidea qua davanti. Vi do appuntamento ai prossimi video. Aspetto le vostre nuove iscrizioni, se siete iscritti mettetemi un like, se non siete iscritti fate l'iscrizione, facciamo crescere questo canale e seguitemi perché in quest'estate ci saranno tante novità. Video sulla pedana vibrante, sull'uso della pedana vibrante, sull'aeropilates e teniamoci forte quello sui solari. Magari lo giriamo in piscina, che dite? Così guardate il braccio dove ho messo la terra e guardate l'altro. È fantastico questo prodotto, poi non macchia assolutamente, questo non ve l'ho detto e ve lo consiglio, andatelo a vedere su Amazon, lo trovate. Vi saluto, vi do un enorme bacio e vi aspetto prossimamente.